Ricorderete che il tema dell'anno, peraltro abbiamo anche alle spalle proprio la mappa della nostra diocesi che sta per essere ridisegnata, era proprio questo il tema, no? Quello di vedere come ridisegnare la mappa della nostra diocesi, non soltanto per esigenze dovute al numero dei sacerdoti, ma proprio perché cambia, no? Anche la vita delle nostre comunità. Ne parliamo con Don Paolo Cignatta, grazie per essere qui, ci hai guidato un po' tu fin dall'inizio dell'anno pastorale, un po' su questo tema, per cui sembra importante a questo punto dell'anno ragionarci un po' su, no? Sì, siamo arrivati dopo diversi mesi ad avere diciamo così, una mappa di quelle che saranno le comunità, le future comunità pastorali. Questa mappa si è realizzata vicariato per vicariato, sono stati dati, come dire, l'avevamo già detto, dei criteri generali per tutta la diocesi perché possa esserci una certa uniformità nel pensare anche, diciamo, la suddivisione territoriale, di queste comunità pastorali. I vicariati in questo mese hanno lavorato e hanno prodotto, diciamo, un'ipotesi, diciamo, piuttosto realistica, un'ipotesi che nella stragrande maggioranza dei sensi, dei casi è di grande buon senso e quindi a questo punto noi siamo arrivati ad avere, come dire, un'immagine di come saranno distribuite le comunità. Non è ancora proprio definitivo perché ci sarà una commissione che da qui a settembre riprenderà in mano tutto il lavoro dei vicariati e valuterà caso per caso il lavoro condotto. Però diciamo nel 99% dei casi la suddivisione delle comunità pastorali si è realizzata. Senti, un paio di domande. Qual è quindi il quadro che adesso abbiamo davanti? Ma soprattutto mi piace chiederti un po' come è stato il lavoro, no? Perché si vede poi il risultato finale, ma credo che di un lavoro sia importante il come è stato portato avanti, no? Per cui che cosa è maturato in questo tempo, che cosa ha voluto dire ripensare, ridisegnare, ridefinire, no? Come quando un po' uno ripensa la sua storia, la ridefinisce e dà una direzione nuova. È un lavoro importante perché rimette un po' in discussione anche tutto, no? Quindi penso che sia anche una soglia, un trampolino. Beh, credo che chiunque viva in modo consapevole, attivo la comunità cristiana, viva la parrocchia, viva la diocesi, credo che non possa non essere consapevole che la nostra diocesi in quest'ultimo anno, ma in questi ultimi anni, si è messa a ripensarsi nel territorio. Quindi il quadro che abbiamo di fronte, al di là della suddivisione territoriale delle varie comunità pastorali, io credo ci sia stata una presa di coscienza, ovviamente a livello diverso. Mi immagino un vicario territoriale abbia una visione d'insieme per il suo vicariato e magari la catechista della parrocchia penserà più alla visione della sua parrocchia e di quello che potrà essere la sua comunità pastorale, però io credo che tutti oggi nella nostra Chiesa, chi ha voluto e chi ha potuto, si è messo in cammino o perlomeno è consapevole che questo cammino si è realizzato. È stato un cammino, direi, faticoso, faticoso perché non è facile tenere insieme le varie componenti della nostra Chiesa. Non è facile perché facciamo fatica in questo nostro tempo in cui siamo tutti un po' più battitori liberi e individualisti, non è facile perché il territorio della nostra diocesi è molto esteso, con anche sensibilità, tradizioni diverse, non è facile perché anche solo entrare dentro il senso di un cambiamento o anche coglierne la necessità, non tutti e non subito, nello stesso momento, sono pronti a cogliere quali sono queste esigenze. Per cui tante volte abbiamo dovuto, anche riprendere dei temi che
ci sembravano, come dire, dati ormai per scontati o assodati, e rimetterli ancora in discussione, a volte perché ce n'era effettivo bisogno, a volte perché qualcuno si era un po' perso lungo il cammino. E questo ha fatto anche emergere la fatica di vivere i luoghi di partecipazione, perché tante volte nel consiglio presbiterale, tante volte nel consiglio pastorale diocesano si sono affrontate queste tematiche. Certo che se poi uno manca al luogo di partecipazione, oltre a renderlo più povero, perde dei pezzi del cammino. Quindi direi che comunque ci ha fatto bene metterci dentro quest'ottica, anche perché cioè, ci ha fatto pensare molto al futuro, e pensare al futuro ci dà comunque speranze, noi ne abbiamo molto bisogno. Senti, allora i prossimi passi quali sono? I prossimi passi, ripeto, a livello più, non so, tecnico, ci sarà questa, diciamo, commissione, gruppo, che insieme ai vicari territoriali rivedrà come ultima fase, la suddivisione territoriale delle comunità pastorali, che verranno, diciamo, ufficializzate a settembre con l'apertura del nuovo anno pastorale. Da lì in poi però si apre la storia di queste comunità pastorali. Adesso possiamo, come dire, averle sognate, aver fatto come uno schizzo sulle nostre cartine e aver capito quali possono essere le aggregazioni più utili delle varie parrocchie per creare le comunità pastorali, ma poi inizierà il cammino delle comunità pastorali. Che molto semplicemente io dico, già il nome ci aiuta. Comunità pastorale vuol dire trovare tutte quelle strategie per un cammino comune a servizio dell'annuncio del Vangelo, in quelle tre dimensioni che sono portanti la vita delle nostre comunità, per cui la liturgia, l'annuncio del Vangelo attraverso i cammini di fede, l'iniziazione cristiana e la carità. Credo che l'anno prossimo, date le comunità pastorali, credo che la necessità sarà quella che ogni comunità pastorale si dia un progetto pastorale, cioè si interroghi su come dare spessore pastorale all'esperienza stessa della comunità. Gli esempi più, se volete, scontati, più banali possono essere quelli di decidere le celebrazioni, in quali luoghi, in quali orari, vedere come realizzare insieme, per esempio, i cammini di iniziazione cristiana, individuare dei percorsi perché gli operatori della Caritas possano magari trovarsi, cioè. L'anno prossimo inizierà probabilmente, forse anche un tirocinio, in cui ogni comunità pastorale cercherà di darsi un progetto, che non è un programma. Il progetto dura un po' più di anni e i programmi cambiano magari ogni anno. Invece il progetto vuol dire noi in questa comunità pastorale vogliamo realizzare questi passi. Certamente ci sarà, perché già ci è arrivato anche da diversi vicariati questa richiesta, no, di avere degli indirizzi pastorali comuni per tutta la diocesi, per tutte le comunità pastorali. Faccio un esempio, un'ipotesi, adesso che mi viene in mente, ce ne sono anche altre, era quello di dire per dare significato alla comunità pastorale. Per dare anche un segno che la comunità pastorale esiste, cioè abbiamo bisogno, no? Anche di riconoscerci dentro delle forme, dire magari si sceglie che la cresima è celebrata tutti insieme in una stessa parrocchia della comunità pastorale e dicono la diocesi dia delle indicazioni. Credo che ci sarà anche questa necessità di dare delle indicazioni pastorali comuni. Ma immagino che il primo passo, date le comunità pastorali, sia quello
che quelle comunità si ritrovino e dicano: noi adesso vogliamo fare questi passi. Dobbiamo avere anche fiducia che sì, ci saranno dei cambiamenti, ci saranno ancora delle fatiche, ma sono certo, visto che è un cammino di chiesa ed è stato un cammino condiviso, che saranno molti di più, come dire, i guadagni e le ricchezze delle fatiche che dovremo ancora sostenere. Allora, buon lavoro a voi, ma direi a tutti noi.